Ed è stato firmato a Palermo il contratto per il Mezzogiorno con gli impegni di governo, enti locali e imprese a favore del Sud. Sentiamo Alfredo Conti. Il titolo per la verità lascia aperti pochi spiragli agli slanci d'ottimismo. Sud, l'ultima occasione. Si gioca a Palermo la partita decisiva del rilancio, un match a due tra il ministro dello sviluppo economico Scajola e il sottosegretario alla presidenza con delega CIPE Micciché, che hanno firmato davanti un notaio il patto per il mezzogiorno 2007-2013 sullo sfondo del Teatro Massimo. Abbiamo 18 miliardi che arrivano soltanto in Sicilia, abbiamo circa 40 miliardi che arrivano in tutto il Sud nei prossimi 7 anni. Non spenderli sarebbe follia, spenderli male sarebbe un peccato. Dobbiamo fare in modo che si spendano bene. Per il ministro Scajola la ricetta infrastrutturale sarà quella decisiva, a partire dal ponte sullo stretto. I fondi FAS sono orientati in modo specifico insieme ai fondi strutturali, non più dispersi in mille rivoli, ma su progetti fondamentali che sono quelli dell'innovazione, delle infrastrutture materiali e immateriali, mi riferisco anche alla banda larga, affinché si possa essere competitivi con l'economia siciliana, con tutte le altre aree del mondo. Istituzioni e mondo produttivo a confronto dunque, presente a lavori anche l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Moretti. Le reti non dipendono, la decisione delle reti non dipende dalle Ferrovie dello Stato, dipendono dal governo nazionale che decide la pianificazione delle infrastrutture. Noi non possiamo che appoggiare i progetti che vedono in particolare il collegamento diretto Palermo-Catania-Messina per la ricongiunzione col ponte verso il continente. Un'Italia a due velocità ancora? Un'Italia a due... Non so, ripeto, è una programmazione nazionale, non è una programmazione delle Ferrovie dello Stato.